diceva l'assessore, difficoltà complessiva. È vero, in un quadro di difficoltà complessiva ci si può difendere, ma non ci si sta difendendo. E allora io chiedo a voi, consiglieri di maggioranza, di fare qualcosa per questo. Dice c'è un certo sbilanciamento. No, c'è un forte sbilanciamento. Che dire dell'STS? Non vado nei numeri perché tanto lo dice il bilancio. Io per l'STS sono fortemente preoccupato sin da adesso e tanto prima. Lei quando si parla dell'STS, nei termini di legge che andrà liquidata, lei parla sempre che facciamo dell'occupazione, a prescindere dal fatto che sull'occupazione non si può andare emotivamente dai banchi della maggioranza si dovrebbe preoccupare oggi che siamo al 7 maggio e il 30 giugno questa legge deve essere perché era a novembre e nessuno di voi ha pensato. Da novembre siamo passati a giugno, da giugno si potrà passare a dicembre 2013, ma poi, ma entro giugno vanno assolti dei compiti, lei lo sa. Lo sa perché mi rivolgo a lei? Perché so che più di tutti a lei sta ma credo a tutti noi, però l'esterno lei con maggiore forza. Che cosa sta facendo? O sta subendo che dentro l'ufficio di alto dirigente e qua dentro stanno decidendo la sorte a volte non chiare di quei due. Io le sto dicendo una cosa importante, crisi della legge Stato, lei dovrà darsi da fare il 30 giugno è arrivato, è domani il 30 giugno dell'80-91 e io non la voglio più sentire dopo il 30 giugno dire che facciamo per l'occupazione. Lei ci deve pensare adesso perché se ci su proposta della maggioranza anche la minoranza è disposta a ragionare questa legge su proposta rispetto a voi, voi siete maggioranza e quindi dovete venire in quest'aula con una proposta seria perché altrimenti questa volta la città saprà da dirigente. Per questi motivi e perciò un caffè. Qual è il problema? Un caffè. E anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, il mio orientamento che pur poteva essere un orientamento all'astensione, forse lo mediterò e voterò. Ancora devo decidere perché voglio le garanzie. Io vorrei le garanzie su alcuni colleghi. So che l'assessore sicuramente farà delle considerazioni ulteriori e poi vorrò sentire e voglio sentire anche i partiti che compongono.